Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenas, come sempre affiancato dal carissimo Kerren. Bentornati alla settima giornata del campionato del PG Nationals. E siamo alla seconda partita. La prima, se ve la foste persa, vi invitiamo caldamente ad andarla a recuperare, perché è stata veramente una meravigliosa, meravigliosa partita, con delle draft anche particolarmente piccanti. Ma adesso stiamo per entrare in un territorio che potrebbe sembrare semplice da scrutare, ma in realtà già anche l'analyst desk in apertura della giornata ci ha avvisato. È un territorio ignoto. In questo momento ci ritroviamo a vedere gli uni contro gli altri, GG Esports e Outplayed. Con i GG e Esports, che quando riescono a riconoscere le loro condizioni di vittoria, quando magari appunto Plox si riesce a performare, riescono a far muovere correttamente The Haste sulla mappa, sono dei GG e Esports che convincono. Anzi, convincono più di quanto alcuni si fossero potuti aspettare da parte loro. Ma gli Outplayed dall'altro lato sono da una settimana a questa parte, vuoi per il ritorno di Pencil, vuoi per il passaggio di Dr. Matt Mead, un team nuovo. Assolutamente, adesso tornato Cole finalmente su quella corsia centrale, adesso è da capire come si reimpasta il tutto, come porta dove porta questo equilibrio degli Outplayed, se verso il positivo o il negativo, perché nelle settimane che abbiamo visto giocare gli Outplayed abbiamo anche visto molte occasioni in cui potevano effettivamente vincere, purtroppo non riuscire a sfruttarle. E adesso hanno avuto una vittoria. Poi si sono trovati contro i Makers, e attualmente giocare contro i Makers è come giocare, non lo so, a palla avvelenata contro una schiaccia sassi. Non è proprio divertente. Mi è capitato un paio di volte, è stato tremendo. Purtroppo. Detto questo, siamo in draft, signori. Quindi vedremo che cosa questi due team decideranno di presentare. GG in Esports dal lato blu, Outplayed dal lato rosso. E andiamo a vedere i primi ban. Anche perché a livello di ban la draft di prima è stata una draft concessiva. Abbiamo visto il regalo di compleanno per Speedy, quell'Olaf Open, che però alla fine non è riuscito ad avere ragione dei suoi avversari. Ed è Nidalee, il gatto della giungla, il primo ban da parte di GG, che viene corrisposto da Hecarim dall'altro lato. Quindi il focus sarà sulla giungla, o almeno così sembrerebbe, ambo i lati compressibile, sia Ploxy che Lotus. Hai parlato prima di Ploxy come se riesce a farlo funzionare, oh wow. Mi viene da dire lo stesso discorso per Lotus. Se riesce a farlo funzionare, oh wow, perché riesce a portare questo vantaggio a tutti quanti. Bandy Vayne. Allora, Bandy Vayne intanto è un ban rivolto a Bullet, quindi sì, un ban a uomo dopo le performance che gli abbiamo visto mostrarci con quel campione. È doveroso portare un po' di rispetto, ma è anche un ban che va ad abilitare campioni come Kai'Sa, che trovano in Vayne attualmente una delle migliori risposte da scaling e anche una delle più semplici da utilizzare. Ci saluta comunque Pantheon. Abbiamo visto disponibile, non selezionato addirittura, una draft in cui Pantheon perde presenza a quella precedente, stavolta fa capolino in fase di ban. Ancora tanto disponibile, come quella Thalia, stavo appunto pensando a quello, ma bannarla Blueside a questo punto significa che cerchi di evitare quanti più power trade possibile, o che vuoi power tradare su Olaf di nuovo? O potrebbero semplicemente bannarlo gli Outplayed, si rendono conto, ok, lasciamogli Olaf, vediamo che succede. Magari non riescono a sfruttarlo al 110%, Olaf deve mettere pressione fin da subito. Viene bannata però Seraphine, quindi gli concedono davvero Olaf. Seraphine parliamone un attimo, perché nella partita di prima l'abbiamo vista bannata perché è il campione con il quale DOS è riuscito a risbilanciare a suo favore un'intera partita. Seraphine nella 11.2 penso che a tutto tondo sia uno dei campioni più forti, se non il pick da utilità più forte del gioco al momento. Il trade è su Udyr, non su Olaf. E abbiamo dall'altro lato Senna per ora, ma ancora non sappiamo, data la draft che abbiamo visto prima, se sarà una tiratrice o un supporto. Mentre arriva invece Olaf, lato Outplayed, quindi forse sono i GG in Esports ad avere un piano effettivo contro quell'Olaf. Beh, hai voluto scambiare sulla giungla, hai dato priorità a Udyr. E perché Udyr? Un campione che torna all'improvviso e tutti si chiedono che cosa sta succedendo, perché Udyr è un campione. Il Chem Tank è una serie di buff che ha ricevuto negli anni che l'hanno continuato a rendere un pochino più forte. E tra l'altro è siamo molto particolare normal avere entrambe le tiratrici sotto forma di Senna. Però vedremo effettivamente a quale pick corrisponde a breve quella Senna. Detto questo, stavo dicendo, non è solo il fatto che il costo del Chem Tank sia stato ridotto nel tempo, tanto quanto i buff alla Fenice. E la Fenice proprio sarà il frangente nerfato di quel Udyr, perché gli permette di pulire la giungla così in fretta al momento. E tutta la giungla competitiva è descritta da questo, dall'up tempo, il quanto in fretta pulisci rispetto a quanto in salute riesci a farlo. Per questo campioni come Graves, Olaf, Udyr, Lilia splendono su tanti altri. E abbiamo Alistar, quello dovrebbe essere univocamente Alistar per la composizione dei GG in Esports. Vedremo come si tradurrà, perché dall'altro lato c'è Orianna, e Orianna Olaf è una combinazione micidiale, e Alistar non può fare assolutamente niente contro quella combinazione.
È molto complicato per Alistar fare qualcosa in maniera efficace, perché devi decidere, ok, Olaf, voglio provare a bloccarlo? Non posso, perché ha Ragnarok. Voglio provare ad arrivare su Orianna? Posso provarci, ma puoi mobilizzarmi e spingermi direttamente via con la sua Suprema. Complesso in tutto ciò. Ah, è Kai'Sa dal lato degli Outplayed. Ok, ok. Beh, come stavamo dicendo, ci sono stati dei ban che andavano ad abilitare Kai'Sa, quindi dobbiamo rileggere un po' delle intenzioni. Senna è effettivamente la tiratrice dei GG in eSports, il power trade è Udyr per Kai'Sa Olaf, quindi un trade davvero importante. Gli Outplayed stanno mettendo le mani su una draft solidissima, un trittico iniziale che riporta Senna dalla loro, perché comunque Senna si era affezionato ormai a Olaf, era stata draftata insieme a lui. Perdonateci, scusate, però, scusate, però un micro momento. Allora, quindi abbiamo Kai'Sa Alistar, lato GG in eSports, il che ci porta a rileggere nuovamente la situazione, perché erano stati appunto i GG in eSports a bannare per abilitare Kai'Sa. Te l'avevo detto da quando ho visto il ban di Vayne, è una delle risposte principali a Kai'Sa. Però guardiamo anche quelli che sono i ban che sono stati fatti nel frattempo che veniva rimescolate le carte. Naturalmente Braum e Thresh rimossi immediatamente, molto sensato quando sei contro un Alistar, vuoi cercare di evitare di avere problemi su quella corsia inferiore. Non tra i migliori counter di Alistar, però possono risultare di impatto. Stavo per dire, ma c'è Rell. E tra l'altro Rell l'avrei addirittura... E alla fine arriva Rell, ogni volta, ogni singola volta diciamo, ma c'è Rell, ogni volta. Non è un errore, è che è curioso vedere questa scelta essere fatta da tutti i team. Nessuno ha paura di Rell e poi si dicono, wow, è veramente forte Rell. In questo momento è veramente solida, ma torna un pick importante, Tristana mid per The Haste. Quindi abbiamo il doppio tiratore con una solida frontline e quello è Mordekaiser topside. Prima pick dei buff. Che tanto che non vedevamo. Sì, arriva tra l'altro prima dei buff, ma secondo me sono dei buff che non vanno ad influire così tanto sull'identità competitiva del campione, tanto quanto il meta che gli si sta costruendo intorno. Arriva Poppy. Allora, Poppy ha senso effettivamente contro Alistar e Tristana, ne limita tantissimo il raggio di impatto, è comunque un ball delivery system, è una frontline. Ho una domanda, professore. Dica. La Suprema di Kai'Sa viene bloccata dalla presenza ferrea di Poppy o può... Teoricamente sì. Sì, vai, con un buon timing, è che la Suprema di Kai'Sa è molto veloce. Quindi devi avere un timing preventivo, devi attivare la presenza ferrea quando ti vedi marchiato o magari vuoi bloccare Kai'Sa in inserimento sulla tua backline. Mi sarebbe piaciuto vedere un ulteriore mischiamo le squadre da parte di questa draft. Avrei preferito vedere Rell di fianco a Kai'Sa, perché penso che Rell attualmente sia l'elemento che porta Kai'Sa ad essere più forte di tutti gli altri tiratori da scaling, nonostante stiano buffando tutti i counter di Kai'Sa. Molti vedono Kai'Sa essere il tiratore più piccato di tutte le regioni maggiori e quello più vincente e più piccato della solo queue e dicono, ok, perché non la stanno nerfando? Perché non ho bisogno di nerfare direttamente lei se puoi buffare i suoi counter? E quindi Kai'Sa sta perdendo importanza di per sé, ma la combinazione con Rell trovo che attualmente sia ancora competitivamente unfair, poco bilanciata, perché il fatto di associare uno stordimento ad area attorno a Kai'Sa, appena Kai'Sa dive alla backline con l'istinto omicida, è veramente una combinazione enorme. Già, in pratica il modo in cui stanno affrontando Kai'Sa come a livello di bilanciamento è come un incendio. Tagli tutte le vie d'uscita dell'incendio in modo che lo trattieni in un unico luogo. Esattamente, esattamente. Ma, signori... Finalmente entriamo sulla LAN degli Evocatori per il secondo match di oggi, in cui andremo a vedere delle combo veramente spicy. Ambo i lati, sono proprio curioso di vedere che cosa questi team riusciranno a inventarsi. Delle riletture comunque interessanti. GG in eSports Blue Side, Outplayed Red Side, dateci un po' di spettacolo. Eccoci qui sulla landa, signore e signori. Mano agli hashtag perché ci sta seguendo da casa. GG in eSports dal lato blu, Outplayed dal lato rosso. GG e win per i GG eSports, OP win per gli Outplayed. E il tuo hashtag a chi va? Outplayed. Voglio avere fiducia in loro, penso che si siano comunque ripresi, un po' risvegliati dal loro torpore. E ho tra l'altro una storiella interessante. C'è stato un periodo in cui in Canada la popolazione delle alci stava andando totalmente fuori controllo. L'apo? Tanto da danneggiare effettivamente l'ecosistema canadese. Allora iniziarono a lanciare con dei paracaduti specifici dei lupi all'interno delle zone più popolose delle alci, in modo che iniziassero a cacciare le alci. Bellissimo. Immagina che tu sei un'alce lì che ti riproduci in felicità e arrivano dei lupi col paracadute per cercare di ucciderti. Ecco, questo è quello che la Riot sta facendo per bilanciare Kai'Sa. Sta lanciando i lupi col paracadute.
È molto meglio questa metafora a confronto con quella dell'incendio. Mi piace un sacco. Invasione tardiva da parte degli Outplayed. Non vengono nemmeno spottati. Molto buono, anche perché c'è la visione difensiva da parte dei GG in eSports, ma comunque non hanno letto la situazione. E quindi sarà un Olaf che inizierà col potenziamento blu nemico. Cauti, bravi, bravissimi GG in eSports. Avevano un po' il dubbio che non ci fossero ancora in corsia. Dicono, sono lì nel tribush. Va bene così per adesso, Bullet comunque ha una buona posizione per iniziare a farmare, ma non lo fa. Non lo fa per rispetto nei confronti dei suoi avversari. Purtroppo la sezione corpo a corpo dell'ondata è stata persa nella quasi totalità. Doloroso purtroppo, ma effetto collaterale di quell'azione aggressiva iniziale. Kai'Sa più che contenta invece, almeno per ora. Oh, Lotus subito, gank topside. Wondro non è così esposto. No, voleva tornare nella sua metà campo. Abbiamo anche visione profonda piazzata da parte di Tristana, che però tarderà a spottare Olaf perché il giro è molto inusuale. Dopo aver pulito anche il gromp nemico, quindi facendosi forte della rigenerazione di quel campo, adesso Bloxy va su quel quadrante superiore, andrà sotto visione e non ha più mezza giungla da farmare, mentre Olaf ha tutta la sua metà campo. Questo fa male. Sì. Perché ora ottengono un'informazione fondamentale e Bloxy si ritrova con niente in mano. Non c'è ancora l'arco granchio disponibile. Può andare in invasione verso i Namabecchi. Immagino si aspetti che sia sul red buff. Oh mamma. Beh, sanno che comunque non è i Namabecchi, quindi Bloxy approfitta delle informazioni ottenute almeno per quel campo. Però Cole sta ruotando. Tristana è veloce a prendere pressione, quindi potrebbe cercare di intervenire? No, per adesso sarà semplice cessione del campo dei Namabecchi. Però lo spostamento di Cole è molto intelligente, perché dà la sensazione ai GG in eSports che Orianna abbia piazzato un lume in quella posizione. C'è stato anche il ping nel bush dove è appena passato Lotus. Sì. E invece così non era. Beh, considera che iniziare in questo modo la giungla per Udyr è scomodo, specialmente contro Olaf, perché Udyr è attualmente tra l'altro uno dei pochi campioni che riesce a tenere al passo la velocità di pulizia del giro iniziale di Olaf. Penso che da parte degli Outplayed questo studio del matchup sia stato anche oculato per cercare di contrastare questa velocità di pulizia da parte di Udyr. Semplicemente hai più campi da farmare, non è che li pulisci più in fretta o meno in fretta di lui. Notus con il doppio campo, senza troppi problemi, con lo... Ok, sì, dovrebbe avere lo smite, sì, sì, lo sì, completa sì. Al volo. Anche volendo, comunque, bastava la W a sopravvivere alla situazione. Sì, sì. E a conti fatti, con l'argo granchio saranno due campi di vantaggio, proprio quelli che Lotus è andato a rubare. Ma Udyr aveva rubato quello dei Namabecchi, quindi deve esserci stato qualcosa di più? O Udyr che si è attardato sul secondo giro, semplicemente, sì. Sì, perché è voluto andare in invasione, ha visto soltanto i Namabecchi, ma... voleva andare anche per i Krug, che non c'erano. Olaf ha preso quelli per primi. Bullet continua a premere, però non riescono per adesso a rompere il congelamento da parte di Tab e Fittle. Buona corsia. È un matchup particolare quello Senna contro Kai'Sa, perché comunque non ti vuoi esporre ai frangenti che Senna va a generare con quel potenziamento glaciale. Considera che potenziamento glaciale può rappresentare una buona occasione di ingaggio per Rell. Il matchup con Alistar è scomodo in questo. Alistar può cercare di intercettarla a mezz'aria. Infatti Bullet sta facendo accumulare l'ondata avversaria, farma da distanza sicura, non si vogliono esporre a Fittle. Hanno visto Ploxy, sanno che c'è visione profonda e il lume di controllo infatti è abbastanza comune da essere piazzato. In questo modo vai a negare l'accesso al fiume dalla giungla dei tuoi avversari. Ploxy decide alla fine, nonostante tutto, di andare per il drago d'oceano, nonostante sia passato sotto la visione avversaria. Ha la priorità mid lane, però, è comprensibile. Ha priorità ovunque. Tristana è una priorità dichiarata. Tristana è un campione che pulisce davvero in fretta le ondate, ma c'era stata l'inversione con l'accumulo dell'ondata bot side. È una cosa che abbiamo visto anche nella partita precedente da parte del lato blu della mappa. Sfruttare questo tipo di inversione di priorità, che non è una priorità innata dalla tua corsia, ma è data dal wave management. Oh, adoro quel lume di controllo che ha piazzato Lotus. Lì in giungla è uno dei bush meno spottati. Persino in LEC non lo guardano. E quando nelle leghe maggiori regolarmente non lo beccano... Però attenzione! Aia, perché... E questo è un problema. Lotus deve fare scelte difficili. Mi sa che deve decidere di flashare, ma non ce la farà mai a fuggire. Bloxy è troppo veloce. C'è pure il trascinamento. Ed è primo sangue per The Haste. Felicissimo. Si prende il first blood. È stato senza ombra di dubbio un bel lume di controllo, ma l'ha pagato caro. L'ha pagato veramente caro. Bastavano perché... i lupi? Sì. Ha visto tutti spostarsi?
I lupi questi erano senza paracadute, quindi purtroppo gli è andata malissimo. Fittol inoltre ne approfitta anche per congelare l'ondata mentre stava passeggiando attraverso quella corsia centrale, quindi anche una corsia con la pressione a favore di The Haste, che adesso obbliga Colla a esporsi. Obbligano Sid a rimanere in zona per prevenire magari interventi. Bellissimo il salto razzo per prendere un minion, però poi manca quello dopo, quindi... Dicevo, purtroppo stai limitando gli spostamenti di Sid sulla mappa. Non avevi più visione su Alistar per un certo momento e quindi dici, ma non è che vogliono forzare Cole a esporsi per poi ingaggiare. Solo quando Fittol si ripalessa sull'ondata botside, allora anche Rell decide di seguirlo. Manca un minuto al messaggero della Landa, potrebbe essere questo focus degli outplayed nei prossimi minuti. 700 gol di vantaggio da parte di GG e eSports, già comodi ora, ma sappiamo che la team comp degli outplayed scala molto bene. Entrambe le composizioni da questo punto di vista bisogna sempre stare attenti, perché doppio tiratore contro Rihanna Senna. Scalano bene entrambe e poi ti rendi conto che tutto dipende da una Suprema utilizzata bene o male nella composizione degli outplayed. Per questo penso che GG e eSports, se riescono a prendere vantaggio su questa Tristana, mettono una solida ipoteca sulla partita, perché è più facile autoattaccare che cercare di ingaggiare con Orianna, e se sbagli la Suprema sbagli il combattimento. Tentativo di ingaggio molto aggressivo, stordimento che va a segno, povero Sid che sta rischiando grosso, questo lì gli costerà caro, e un'altra uccisione ed è nelle mani di Taba. Bravi GG in eSports. Bullet non ha utilizzato incantesimi dell'evocatore in questo scambio, quindi mi chiedo davvero quale fosse l'idea a livello di comunicazione dietro questi outplayed. Sembra che l'assenza del dottore gli stia facendo parecchio male a livello di comunicazione. Outplayed che ora provano a proporre sul messaggero, ma c'è Ploxy, c'è Wondro, e Wondro anche la Suprema, potremmo andare a isolarlo. Decide di cominciare ad aggredire Lotus. In tutto ciò Paskitz sta anche rischiando tanti danni su Lotus. Arriverà finalmente anche The Haste. Lotus cadrà, arriva la cannonata dalla distanza, la corsia inferiore, ma è solo per uno scudo che non sembra essere sufficiente. Paskitz portato all'interno del reame della morte di Mordekaiser, stordito contro il muro, cercherà il danno letale, ma non è ancora sufficiente. Arriva Fittol con un triplo knock up! Fittol porta Cole nelle braccia del suo team, stordiscono pure Paskitz, outplayed che cascano come tessere del domino! E ho appena scoperto una cosa che fa più male agli outplayed dell'assenza di Dr. Matt. I GG in eSports. Questa azione è stata incredibile da parte di Fittol. Il knock-up su tre persone al massimo della gittata dell'area d'impatto. In tutto questo Taba sta comunque facendo accumulare un'ondata, quindi non perderà neanche pressione botside. Rivediamo tutto. Paskitz carica il Rogue su Ploxy. Wondro non va a intrappolare Lotus all'interno del Regno della Morte, perché il Ragnarok gli avrebbe comunque permesso una facile uscita. Ma The Haste, di nuovo viene sottovalutata la pressione in corsia centrale e Bullet quanto ha rischiato. Si salva vive. Grazie alla cura, per un soffio però. Ecco perché non l'aveva utilizzata prima per salvare Sid, perché gli serviva adesso. Stavamo dicendo, Tristana ha priorità costante contro Rihanna e la ottiene semplicemente autoattaccando, non ha bisogno di sprecare mana. Cole si è presentato all'azione in ritardo rispetto al midlaner nemico, senza barra delle risorse, quindi dovendo sfruttare bene i propri cooldown perché ne aveva a disposizione pochi rimasti. Guarda qui! Avevano cercato in qualsiasi modo di andarli ad inseguire, ma continuano a cercare queste azioni in profondità senza priorità di corsia. Questo è purtroppo abbastanza criminale da parte degli outplayed. Everybody get up, it's time to slam now. Meraviglioso, meraviglioso Fittol. Inoltre Wondro va a boncare micidialmente Cole prima che l'onda d'urto andasse a segno. Quindi è vero, non hai fatto sprecare all'avversario il cooldown, ma è altrettanto vero che non è stato danneggiato il tuo team. Povero Cole, Fittol, bel flash da parte di Cole. C'è però il messaggero della Landa, Fittol sta rischiando, la Suprema viene immediatamente attivata. Non fa danni ancora Cole. Che sta facendo Paskitz? Molto azzardato da parte sua. Patrizio, per favore, un po' di contegno. Placcature cadono in corsia centrale, cortesia di Shelly, il messaggero che viene evocato, e sono state sì condivise, ma è The Haste che continua a prendere vantaggio su Tristana. Vanno sul drago, cercano di rimediare su quello, non penso possano neanche permetterselo. No, Rihanna è troppo lontano, Cole è rimasto troppo tempo in corsia centrale a difendere la struttura. The Haste che proverà il flank, no, perché ho visto quella Tristana pronta a saltare attraverso il muro. Lotus che continua a picchiare il drago, Fittol con il knock-up doppio, Paskitz lo immobilizza immediatamente, in tutto ciò Proxy riuscito
ad rubare il drago infernale. Col trova la prima uccisione. The Haste subito resetta difensivamente. Lotus all'inseguimento che trova un'uccisione di vendetta. Prima uccisione di Olaf, cercherà pure la seconda. Non sembrano bastare i suoi danni. La serie è interrotta, ma ti importa davvero quando il resto del tuo team cade così? 8-2 adesso per i GG in eSports. Wondro che cercava l'inseguimento nei confronti di Patkizza, ma l'azione si va ad estinguere qui. E Ploxy ne approfitta anche per rubare un po' della giungla nemica. Rivediamo l'azione dal principio com'è andata. Lotus è lì, aggressivo, inizia a picchiare sul drago. Ploxy si inserisce bene a livello di posizione, ha un livello di vantaggio su Lotus. E anche qui, cercare il 50-50 quando hai un livello di svantaggio significa cercare il 40-60 a favore dei GG in eSports. Gli hai pullato il drago, gli hai regalato kill di vantaggio. The Haste si stava spostando ma colpisce un lume che era stato piazzato, quindi probabilmente un tentativo proprio di impedire a Tristana la ritirata con il lume di controllo. Tristana è comunque 4-1-2, ha completato la tempesta impetuosa e chiedo alla regia di mostrarci l'oro complessivo dei giocatori per capire quanto quella Tristana sia ricca. Molto, oh mamma! Molto, molto, molto! Oh! The Haste che va così aggressivo, tranquillissimo, 1300-1400 gol di vantaggio sul suo jungler, neanche su qualcuno di vicino. No, 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 al massimo c'è Lotus, neanche più. Oh, oh, oh. Sono 1700 gold sul mid laner avversario. Qui The Haste è stato premiato tantissimo per la presenza di mappa che ha avuto con tutta quella pressione di corsia. Pitol rimuove visione, piazza lumi di controllo difensivi. E Taba in tutto questo, non stiamo parlando tanto di lui, ma è 2-0-1 su Kai'Sa. Fare trasolare, lungo pugnale seghettato e online con la build. Comoda, comoda. Continuerà a mettere pressione. Sì, entrambi i team scalano bene, ma i GG in eSports premono sull'acceleratore. Il loro tempo di partita sembra essere di gran lunga più efficace ad ora. 13 minuti? Nah, sono già 20. Fittol ne approfitta per una scorpacciata di frutti mielosi per festeggiare lì sul fiume, mentre la pressione di corsia di nuovo viene persa da parte degli Outplayed. X-Flash non l'ha visto! Non l'ha visto Bullet! Oh, oh no! Mio Dio! Oh no! Oh Fittol, quanto sei bello! Testata, subito l'ingaggio, vanno per l'all-in sotto la struttura, Bullet non la via di scampo! Distrutto! E non solo! Che rischia grosso, ultimo scatto, arriva l'autoattacco finale che condanna Seed! Outplayed, che vengono brutalmente outplayati! The Haste ci ha mostrato quanto può fare a livello di motilità sulla mappa una Tristana con Tempesta Impetuosa. È riuscita a scattare attraverso 18 muri e 18 continenti pur di inseguire l'avversario. Ho una domanda, perché non fate giocare soltanto Alistar a Fittol? Perché di nuovo cerca un'azione, trova la combo, trova l'olina, i danni di Cole. Sì, sarà sotto la struttura, ma un Alistar che è forte di un Suprema, tanca tutto! Mamma mia, Fittol la sta smurfando duro! Fittol vuole questa vittoria per i GG in eSports e questa è una vittoria che avrebbe voluto portare gli Outplayed a rimontare in classifica su questi GG in eSports e invece li vediamo devastati, li stanno massacrando, li stanno trucidando, stanno facendo delle cose che non posso neanche dire in trasmissione. Mamma mia! Io spero davvero che non vinca l'MVP The Haste per quanto stia giocando bene, perché Fittol se lo merita. Davvero, un Alistar così? Allora, devono prima vincere i GG in eSports la partita. Allora, il vantaggio è abbastanza grosso. Magari ho tirato la gigantesca gufata della vita. 6600 gold non sono poi così pochi. Però, per gli Outplayed, qual è la via di fuga? Qual è il piano di fuga da questa situazione? Devo dire che la situazione non è delle più rose. Abbiamo visto prima una composizione cercare di giocare senza un tiratore vero e proprio. E qui, ok, il tiratore c'è, ma è Senna. Dall'altro lato abbiamo Kai'Sa. Senna, abbiamo visto quanto in fretta muore quando viene divata correttamente da parte di Kai'Sa. E The Haste, come se non bastasse, con la sua tempesta impetuosa può continuare ad inseguirla all'impazzata. Arriva la carica, Fittol è pronto all'ingaggio. Verrà immobilizzato, bella la schivata. Sta andando per il Chem Tank. Giustamente. Ah, voleva spingere Seed sotto la struttura. Quella combinazione di controlli è stata a dir poco strana. Vito sta rischiando grosso con i rallentamenti. Arriva pure Olaf. L'ho condannato purtroppo a morte. Con l'arrivo di Batkitz cercano il knock-up. Non lo trovano. GG e eSports perdono il loro mucco chiave. In tutto questo gli Outplayed devono anche pulire l'ondata, ma non sono tristi di aver recuperato un po' di respiro sulla mappa, e sottolineo solo un po', perché se vediamo il tabellone è un tabellone ancora largo da colmare. GG in eSports ci provano, rischiano se face checkano quel cespuglio e infatti decidono di non farlo. Bravi. Mi viene il dubbio che ci sia qualcun altro. Oh, Ploxy, lume di controllo, corre immediatamente via. Continuano ad aspettarli, questo cespuglio della morte sta facendo perdere un po' di tempo però, sì, agli Outplayed. E non poco, perché c'è il drago fra 2 secondi e sono ancora tutti lì
a provare a fare che cosa? Baitare gli avversari. Si spostano adesso loro sul drago. Questo però vede i GG e Nisports flancare dal quadrante superiore dell'azione. Quindi non hai neanche la possibilità di far fruttare quel tempo che hai passato in un cespuglio. Hai letteralmente perso pressione e regalato visione ai tuoi avversari. Purtroppo sì, non la migliore delle situazioni. Adesso vediamo i GG in eSports riportare Wondro nel matchup contro Patkiz, ma stavolta ci sono i rinforzi. C'è visione sul fiume, è l'unica cosa che ci fa pensare che gli Outplayed possano cercare di contestare, ma poi vedi la posizione dei campioni sulla mappa, vedi il reset di Olaf, e questo probabilmente sarà soul point per i GG in eSports. Eh sì. Eccoli lì, già sull'obiettivo. È abbastanza facile quando hai il controllo della situazione e più di 6.000 gol di vantaggio. GG in eSports, davvero complimentoni, perché ad ora stanno giocando veramente un macro bello. Sì, e Fittoli in tutto questo non ha neanche completato il Camp Tank Turbo. Immagina quando andrà a chiudere quell'oggetto. Guarda Proxy come corre. Oh, povero Patkiza. C'è Lotus pronto e disponibile, però per quanto Tristana provi a sopravvivere, ce la fa pure? Un ultimo colpo? Ce la fa? No! La fa, alla fine arriva e Lotus viene spinto nelle braccia di Tava. Double kill e double crunch da parte di Tristana, perché aveva la bomba esplosiva in testa. Seriamente? Probabilmente il primo caso di double crunch post-mortem al quale assistiamo all'interno del PG Nationals, quindi da parte di Deist anche un primato storico. Il carica double esplosiva. Crunch post-mortem. Si preme adesso in corsia centrale. Sono riusciti a prendere una torre di ritorno dall'altro lato degli Outplayed, ma è una magrissima consolazione. La gold lead continua ad estendersi. E Proxy e Taba non ne vogliono sapere di fermarsi, anche perché hanno Fittol sul fianco. Giustamente continuano a minacciare 7.000 gol di vantaggio. Ok che a giocare col toro ti prendi le corna, ma Fittol... Attenzione, perché viene aggredito però adesso. Viene aggredito, Fittol. C'è Wondro accanto. Fittol ancora una volta sarà la vittima. E i mobility hanno questo difetto. Purtroppo ti fanno perdere tanta velocità di movimento quando viene aggredito. È vero, ma qui sta prendendo tanto di quel tempo Fittol. Sì, davvero. In mezzo al team nemico ha obbligato tre persone a rimanere bot side, mentre Udyr sta facendo il messaggero della landa. Sotto visione, è vero, ma nessuno può contestarlo. Di nuovo Lotus è dall'altro lato della mappa. Far morire il tuo Alistar dall'altro lato della mappa per prendersi costantemente obiettivi è qualcosa di efficace? Beh, sì. Potresti non far morire Alistar nel frattempo, ma stiamo parlando di min-maxing in quel caso. Un Alistar che approfitta della situazione del reset forzato sull'uccisione e completa il Camp Tank Turbo. Abbiamo oggetti mitici a tutto tondo e abbiamo due Camp Tank lato GG in eSports. Questa è una composizione che vuole correrti in faccia. E è vero, Olaf ignora i controlli. Non si può dire lo stesso del resto degli Outplayed. Poppy blocca gli scatti, non blocca gli orsi che ti corrono in faccia. Non ancora, almeno. Bloxy, sono superiore di mappa. Messaggero vogliono la torre e rimuovono anche giungla avversaria, quindi i GG in eSports sono anche studiati sull'argomento. Vanno per una manovra di strozzamento in un minutaggio anche abbastanza primordiale. Siamo al 19esimo e questa è una torre interna che cade, mentre cade Force Call, no! No, Bloxy stava arrivando sul fianco ma non ha il ghost disponibile, quindi non poteva raggiungere Call. Aveva il Camp Tank, non avevano però visione profonda, quindi decidono di rispettare la posizione di Rell. Alla fine il messaggero viene fatto detonare prima che connetta sulla struttura dell'inibitore e per fortuna aggiungerei. Sempre 8.000 gol di vantaggio. Outplayed che per ora purtroppo tenuti sotto controllo da questi GG in eSports. Beh, Tristana 8-2 al 19esimo minuto è una cosa che tendi a voler rispettare. Tristana con già Rasoio della Tempesta e mezzo frammento di infinito, quindi una Tristana che sta anche impennando in fretta. Quello è uno stato da Tristana in transizione verso il late game. E quella build è già nel suo inventario. Ci provano, oh mio Dio, ci provano davvero. Non c'è visione. Arrivano ci un sono paio i... di punti okay. interrogativi. Arriva, controllano e dicono: aspetta, ci è venuto il dubbio che potrebbero farlo, andiamocene. Ci provi, non hai nient'altro da fare al momento sulla mappa. Hai Mordekaiser che sta accumulando l'ondata. A giudicare dalla posizione dei minion, non si tratterà di slow push, sembrerebbe. No, 4 minion da gittata. Però c'è il cannone dall'altro lato, quindi no, never mind. Non arriva in tempo il cannone dal lato dei GG in eSports. Già. Per fare la differenza. E poi c'è Pacchizza che li cancella. No, sì, poi aveva finito di pagare la macchina. Un minutaggio di partita dove comunque è difficile impostare queste azioni sul setup delle corsie, perché non puoi permetterti di rimanere attorno ad un obiettivo a giocare a scacchi per 3 minuti di partita. Un minuto al Drago della Montagna e con i GG in eSports già a soul point prendersi anche quel potenziamento. Tristana si lancia a testa bassa senza paura poi.
e Alistar non dico diventi ingestibile, ma diventa disgustoso. Sì, il problema è Tristana con tre oggetti. Il problema è una Tristana Pizza, che sta rischiando grosso, ha forzato immediatamente Tabal, flash. Buona così. Prendi questi piccoli vantaggi, portati a casa incantesimi dell'evocatore, minaccia la posizione degli avversari. Ok. 30 secondi al drago però e sono i GG in eSports con vantaggio posizionale sull'obiettivo. Inoltre bisogna sempre considerare Mordekaiser quando si parla di obiettivi in 5 contro 5. Dal reame della morte diviene difficile gestire gli obiettivi. È vero che Lotus può uscirne, ma questo significa che deve trattenere il Ragnarok per contestare l'obiettivo. Qua. Spostamento da parte degli Outplayed, un passo alla volta. Oh, Vatkiza potrebbe essere ingaggiato, sarebbe una facile preda. Ne lancia uno via, ma nel frattempo Fintol trova il knock-up e Tapa lo abbatte in tempo zero. Kaisa ormai fa tanto male. Ouch! Sta arrivando Attenzione. A chiudere con i Gus! Corre, e stordisce l'inizio Lotus. Arriva un knock-up, cerca Rell di mitigare il danno in entrata. Tapa l'inseguimento, vuole a tutti i costi bullet. Con un Olaf così timoroso, però devi stare attento. Si lancia e ce la fa Olaf, riesce a interrompere la serie. Ma con Tristana in volata che prende il primo reset, cerca il secondo, lo trova. È una doppia incisione, è una tripla. E potrebbe essere Baron oppure Torre. Cosa ci devi fare? Intanto il Dago, poi il Baron. Vanno per l'anima, è l'obiettivo più sicuro, mette una ipoteca difensiva anche molto solida considerando che stai giocando con due campioni da Camp Tank Turbo. Ne abbiamo parlato prima, quest'anima della montagna è grasso che cola per i GG in eSports e purtroppo per gli Outplayed invece è olio bollente che cola sulle loro teste. Non si spostano immediatamente sul barone perché non avevano controllo di visione sulla zona, quello è un barone da setappare. Ma guarda qui l'azione, Wondro va immediatamente ad isolare Sid. Questo significa che Sid è costretto a flashare attraverso il muro, tra l'altro in forma smontata, quindi non hai neanche quell'impatto immediato cercando di muoverti. Devi rimontare a cavallo per riprendere velocità di movimento, ma non è bastata. Penso che la suprema di Wondro qui sia stata meravigliosa, perché ha rimosso il legame di Rell dai suoi alleati, ha impedito le reattivazioni per gli stordimenti ad area, e questo ha reso l'impatto di Rell totalmente nullo all'interno della schermaglia, per poi isolarla e ucciderla per mano di una Tristana che adesso è 10-2. Si spostano sul barone adesso gli Outplayed, devono mantenere il controllo di visione della zona, ne abbiamo parlato prima. Il mantenere il controllo di visione è quello che ha portato gli Outplayed a non perdere immediatamente anche il Baron dopo il drago. Però la situazione è così grigia. Wondro aggredito, purtroppo lo stordimento di Sid non va. E Lotus potrebbe essere la vittima, sì, Tapa subito l'inseguimento. Tanti danni in entrata, non c'è l'immobilizzamento da parte di Bullet. Decidi di lasciar perdere, Olaf ha già usato il Ragnarok. Esatto, ed è appena tornato disponibile il reame della morte di Mordekaiser. Quindi sanno che possono isolare il jungler nemico, sanno di poter andare direttamente sull'obiettivo. Lotus non ha neanche bianco. Flash, Fitto viene spottato, arriva il teletrasporto da parte di Poppy. Patkiza potrebbe spingere via 3000 HP rimasti. Patkiza ci prova, viene immobilizzato immediatamente da parte di Alistar. Subito Bloxy lanciato via contro Tristana che trova una bellissima su più persone, tantissimo danno in entrata. Cole cerca di fuggire, ma non sembra farcela. Bullet almeno trova un'uccisione in fade away mentre fugge via. Ma un'altra doppia per Tristana, che cerca pure il reset. Bloxy dovrebbe trovare lo stordimento, finalmente arriva. Pitolo un po' troppo lento per ora. The Haste, pericoloso quel posizionamento, potrebbe costarti la vita. Non può fuggire via, e gli ultimi colpi di Poppy. Oh, Tristana che resetta, no! E si salva per un pelo, spingendo via Poppy di ulti. Non ci voglio credere, che cosa non ha fatto The Haste! Mamma The Haste, everything is fine, tutto attorno a sé prendeva fuoco e ha spinto via il fuoco da sé. Mamma mia, la metodicità, la freddezza di spirito di mantenere la suprema. Perché sto guardando la ricarica e la suprema di Tristana torna disponibile già da adesso. Sid viene istantaneamente cancellato dalla carica esplosiva. L'onda d'urto ha solo preso tempo e tra l'altro poco, perché The Haste aveva resettato il salto razzo con l'uccisione di Rell e quindi si è immediatamente riposizionato con Tristana e va poi all'inseguimento trattenendo ancora la suprema. Non pensavo la avesse più, mai avrei pensato che si potesse salvare. Avevamo sfruttato bene la visione con il cespuglio per cercare di ingaggiare su Tristana, ma allontana Poppy con la sua presenza ferrea per andare in salto razzo, permettere a Proxy di uccidere più facilmente Bullet e poi resettare sulla carneficina e sull'obiettivo che permetterà ai GG in eSports verosimilmente di firmare una pratica. Perché da qui in poi, per gli Outplayed tornare in partita, non voglio essere esiziale e dire che sia impossibile, ma è davvero stregua di un miracolo. Adesso l'abbiamo gufata in due, però è preoccupante questa cosa. Posso davvero con tranquillità parlare di questa situazione di partita. Hanno una gold lead di 13.000 gold al 26esimo minuto. Oh oh.
Outplayed che cerca l'uccisione su Wondo. Andranno separati per vie diverse. Il reame della morte. E non solo. I GG in eSports pushano la corsia centrale. Quindi, sì, Mordekaiser combatterà in un 1 contro 5 nel reame della morte. Non gli importa davvero molto. Perché tanto il resto del suo team sta finendo il game. Ragazzi, la base. Qualcuno torni a casa. Stanno per prendere le torri del Nexus. E in tutto ciò, Mordekaiser ne ha preso uno. Gli altri stanno finalmente tornando in base. Olaf disperatamente trova l'uccisione. Ma la partita è finita nel frattempo. Pur di uccidere Mordekaiser, hai perso il game. Se questa non è virilità, non lo so, ma non so quanto sia valida come scelta. Allora, è davvero mascolino investire tutto per uccidere Mordekaiser. Però Allora, sono successe delle cose in questa partita e a un certo punto uno dei due team ha vinto, perché stiamo giocando a League of Legends e purtroppo non ci possono essere due vincitori, ce ne può essere solo uno. In questo caso i GG in eSports decidono di essere loro il vincitore. Sì, decidono loro perché non avevano alcuna scelta gli Outplayed. No. Allora, questa è stata una partita... Ce la puoi fare? No, assolutamente no, dai, allora voglio essere sincero perché andare in 5 su Mordekaiser già di per sé è un'incoscienza, perché Mordekaiser ne ucciderà almeno uno di quei 5 quando sei in svantaggio, perché c'è il reame della morte. Contesta la base, fai sprecare agli avversari la play del barone, cerca di prendere tempo, cerca almeno di difendere una su tre corsie. Questo è stato... C'è stato veramente troppo per poterne parlare. Andiamo intanto a lanciare la parola per l'MVP, perché invece c'è tanto da parlare per questi GG in eSports, che oggi hanno fatto un partitone incredibile. Davvero estremamente organizzati, complimentoni a tutto. Fittoli in primis, e sì, non è molto carino dire il nome quando c'è la schermata dell'MVP, però Fittoli è stato fantastico. Sapete questo Alistar. Sapete cosa fare a casa. E che dire, beh, c'è il compagno di Fittoli al suo fianco ad essere intervistato da Moonboy, quindi lasciamo la parola a questa intervista, sono pronto a sentire che cosa ha da dire Taba. Ed eccoci qua, sono qua con Taba di Carry vincente della partita appena trascorsa, una partita che ormai ci regala emozioni consistenti, 2-2 stasera, delle grandi, grandi partite. Prima cosa che ti voglio chiedere, Taba, visto che ne abbiamo anche un pochino chiacchierato adesso prima di andare in onda, ma questa effettivamente è una vittoria che ti porti a casa non solo contro il tuo vecchio team, ma contro tre dei tuoi vecchi compagni di squadra, praticamente una vendetta completa. Come ci si sente? Sì, indubbiamente è stato strano, una sensazione veramente strana, perché non solo era l'organizzazione con cui ho giocato lo scorso split, ma erano anche appunto tre quinti della squadra, quindi praticamente tutto il team, ma è stato sicuramente molto divertente e sì, è stato un bel game. Ed è stato un game molto particolare, perché già partendo anche un po' da una draft un pochino più, diciamo, sui generi, abbiamo visto il nostro primo Udyr qua nel PG Nuts, siete stati voi a debuttarlo e trovare oltretutto un ottimo successo, abbiamo visto questa Tristana mid lane che anche se avevano già mostrato in match era comunque abbastanza unica, quindi dammi un pochino anche il punto di vista della squadra sul meta attuale, qualcosa che vi sentite abbastanza confident nel trovare un po' la sperimentazione, trovare il vostro percorso, la vostra direzione. Come vi sentite in questo momento all'interno del mare, del meta? Ma indubbiamente penso all'inizio dello split fossimo un po', insomma, lost sul meta, non capivamo bene cosa fosse buono, cosa non fosse. Penso che la settimana contro gli Axolot ci abbia dato molte informazioni, il fatto che abbiano giocato tipo Ivern, Seraphine, quel tipo di comp contro di noi con Hyper Carry Aphelios, Bruiser Top, eccetera. Ci ha fatto capire che dovevamo appunto parlare tra di noi molto di più su quale effettivamente qual è il meta che pensiamo ci calzi di più e insomma stiamo provando molte cose e sono felice che appunto questo Udyr e questa comp in generale abbia reso. Una partita che è stata decisamente entusiasmante, con grandi picchi di performance, insomma, da parte di un po' tutti voi. Avete avuto tutti il vostro momento da palcoscenico. Forse in realtà tu sei quello che ha fatto la figura un pochino più quello che è passato un pochino più in sottile, perché tutti i tuoi compagni hanno avuto dei veramente grandissimi momenti, ma ovviamente i tuoi highlight play ce le ricordiamo. Bella partita oggi, comunque importante vittoria contro gli Outplayed, che vi distanzia da loro anche a livello di classifica. Adesso vi portate sui tre punti, tre vittorie. Domani scontro con i Samsung Morningstars, che
a seconda del risultato della loro partita di oggi, potrebbe essere uno scontro praticamente con il pari merito. Anche loro in questo momento 3 vittorie, quindi se la loro partita di oggi è una sconfitta, domani arrivate a pari, e quindi quello diventa un match per cercare di scavalcare gli avversari. Come li vedi un pochino anche i Samsung, considerato soprattutto anche la loro settimana passata, quella piccola caduta che hanno avuto con lo 0-2? Ma sì, non sono sicuro se questo sia dovuto a un fatto di meta, a un fatto di semplicemente una settimana, no, ma penso che comunque siano una squadra molto forte, quindi dobbiamo naturalmente prepararci a dovere e speriamo di avere una performance buona come quella di oggi, perché sono convinto che possiamo vincere e, insomma, è il momento di girare questo campionato. Abbiamo avuto un sacco di sconfitte, adesso è il momento di vincere. Già, ormai vi state riprendendo, seconda vittoria consecutiva, quindi domani potrebbero essere 3, potrebbe essere ufficialmente la killing spree. Quindi complimenti per la vittoria ancora una volta, buona fortuna per domani e grazie, come al solito è stato un piacere. Ciao. Grazie. Beh, che dire, Moon, ti sei portato a casa un buon punto, un buon punticino sicuramente, su questo non ci sono dubbi, dovrò prendere nota di questa cosa, ti seguirò la prossima volta probabilmente. Scherzi a parte però, che partita! A tratti inizialmente combattuta, poi è successo il tracollo totale a un certo punto. Già, un bel patatrack. Però, appunto, già da come ho menzionato anche adesso in un'altra intervista, già il fatto che abbiamo visto finalmente un Udyr qua in PG Nuts dopo che era un po' impazzato nel resto del mondo, e sicuramente ha messo un pochino in mostra quali sono le buone capacità di un campione come questo Udyr. Oltretutto l'ingresso anche di questa Tristana mid che torna, avevamo visto un game di Tristana mid full Vero. Lethality, era quel tempo, questa volta più formato tradizionale, più AD carry normale, ma uno strabiliante successo oserei dire, una partita decisamente caricata in spalle, e finalmente sembra di vedere dei GGN Esports che sono effettivamente quel team che mette tutti i pezzi a posto, dove tutti i giocatori funzionano bene, si alimentano bene a vicenda e non c'è più invece quell'ostacolo che li blocca. Ma infatti quando si va un po' a parlare anche di queste di carry, io richiamo sempre la Buddy Bank Richest Player per vedere un po' se queste di carry hanno fatto anche un po' da padrone all'interno. E infatti, ecco, ecco lì, per l'appunto, immaginavo con ovviamente una Tristana che troneggia, ma d'altronde abbiamo visto quello che è riuscito a fare, ma anche Tava, come giustamente tu dicevi, gli highlight comunque con Kai'Sa sono un po' richiamati anche dalla sua stessa Harry. E voglio anche aggiungere Io una poi cosa. Ti passo, scusami un attimo, dimentichi, poi ti passo la parola, ma vorrei soltanto sottolineare quanto è scabroso il fatto che primo in classifica 15.000 gold, secondo 11.000. C'è un divario il enorme. Quinto 9.000, cioè... Taste aveva 6.000 gold più del giocatore più ricco della squadra avversaria, questo è terrificante. Ma d'altronde è un grande errore della squadra avversaria, perché c'è un detto famoso anche nella scena competitiva di LoL che quando la Tristana di Taste salta il tempo si ferma. Mi sembra che fosse così il detto, non è era solo... esattamente così. Grazie per avermelo confermato. Vabbè, scherzi a parte, comunque di essi sta prendendo, diciamo, abbastanza gusto a giocare questi di carry in corsa centrale, visto che la settimana scorsa ci ha proposto Lucian e Grace. Oggi arriva appunto con questa Tristana e fa capire comunque che il potenziale per usare questi campioni in corsa centrale c'è. E come sempre si ritrova un po' a saper alternare un po' bene il tipo di danno che tu vuoi portare nella squadra. E con una Kai'Sa in corsia inferiore questa cosa diventa abbastanza ottimale, perché Kai'Sa, ricordiamo che porta un danno ibrido volendo all'interno del teamfight, non per forza diventa una pura fonte di danno fisico. E quindi se metti vicino un Udyr e un Mordekaiser, l'assortimento di danno diventa veramente perfetto. Soprattutto contando anche che con Alistar tu puoi riuscire molto bene a concatenare l'ingaggio, visti anche il danno burst che riesci a portare con questi di carry. Mordekaiser ha fatto sicuramente il suo lavoro intorno a questa composizione. E l'esempio più banale si è visto nell'ultima azione, in cui in 5 sono andati per chiuderlo. Lui ha schiacciato R su una persona e gli altri 4 degli OP erano in waiting room praticamente ad aspettare che potessi poter fare qualcosa. In generale degli outplayed che mi sono sembrati ritornare un po' alla forma precedente rispetto alla settimana scorsa, quindi probabilmente Dr. Matt aveva avuto un grandissimo impatto all'interno di quello che era lo shot calling della squadra stessa e anche come muovere la coordinazione della squadra. E so che Dottor Matt era un sostituto, ma sicuramente potevo cercare anche di farsi aiutare Dottor Matt in maniera, magari non dico come coach, però di farsi dare 2 consigli su come comunicare, perché sembra proprio un problema adesso, non è anche più di draft, ma proprio di
basi di questa squadra, non sembrano avere la colla per stare insieme, e si vede soprattutto nelle azioni in cui serve la coordinazione per portare a termine quello che vuoi fare. Quando è una comp come Pop, con Poppy, Rell, Orianna, Senna, la coordinazione è tutto. Non c'è la singola giocata che ti vince il team fight, il singolo player che fa 1v9, è tutto un effort di squadra. Sì, assolutamente, è un è una problematica che va abbastanza oltre tutto il, come menzionato, soprattutto la differenza grande è forse la comunicazione, perché quella singola win degli Outplay di settimana scorsa era proprio un... la squadra funzionava finalmente, era un meccanismo ben oliato, c'era la coordinazione, i teamfight venivano gestiti bene, c'era un bell'ordine. E qua la partita si è chiusa forse con una delle azioni che è l'icona della mala comunicazione, cioè 5 persone che vanno botlane per cercare di aggredire un Mordekaiser, oltretutto, nemmeno un campione qualsiasi, un campione che può artificialmente generare un 1 contro 1, mentre il team avversario è il Baron, sta marciando verso la corsia centrale. Queste sono le azioni che mi aspetto di vedere nelle mie solo queue, nelle mie promotion, non fatte da una squadra che dovrebbe sapere meglio di così. Dovrebbe sapere come giocare una situazione del genere, una situazione di alta pressione, meglio di così, perché lì sembra veramente che ci fosse una pressione nemmeno così pesante, perché ormai il vantaggio chiaramente era enorme, però con la mano del barone appena conquistata, con il potenziale d'assedio che stavano raggiungendo i GG in eSports, si stava avviando verso una situazione dove gli outplayed erano sempre più schiacciati all'interno della loro base, e invece di reagire pacificamente, difendendo, sacrificando le torri, sacrificando l'inibitore, cercando di farmare Minion e scalare un pochino, mettere un po' di risorse in tasca a Orianna, a Senna, hanno cercato di forzare un'azione che era fallimentare in partenza, proprio per le premesse, e ci hanno perso la partita in un attimo solo. È stato un high risk, low reward, perché anche fosse andata bene, cosa speravi di ottenere lì? Volevo anche aggiungere velocissimo che comunque una cosa molto importante è anche valutare il trend dei GG. Nel senso che abbiamo sempre, avevo detto prima che non avevano un trend chiaro, un game sembravano andare bene, un game sembrava andare male, questo però è quasi il terzo game in cui vanno abbastanza bene, perché quello con i Makers è andato bene finché non è andato male, diciamo, e i due game dopo, appunto questa settimana scorsa, comunque hanno fatto vedere una crescita a livello di squadra, un'idea sulla composizione, sul cosa vogliono fare in partita e con che ritmi vogliono farlo, no? E il talento individuale c'è sicuramente, sono tutti giocatori comunque che hanno fatto già vedere in PG in passato, e, oppure altri giocatori che invece hanno fatto vedere anche al di fuori di PG. Fittle comunque ha giocato nel campionato nordico per molto tempo, è un giocatore che non ha bisogno di presentazione, c'è dell'esperienza, e lo sta facendo vedere adesso, oltretutto. Quindi se continuano questa curva ascendente potrebbero affacciarsi prepotentemente nella parte medio-alta della classifica a breve. Vedremo, io comunque mi leggo a quello che ha detto Noodles per chiudere, ovvero bisognerà lavorare molto sulla comunicazione, perché se è un team che vuole puntare almeno a quella parte medio-alto, anche solo cercare di afferrare per sbaglio, insomma, la zona playoff, servirà comunque della comunicazione per poi procedere, progredire all'interno anche dei playoff, perché come diceva Noodles, poi nei playoff tutto può succedere, ma è anche vero che ci devi rimanere. Detto ciò, in ogni caso, c'è da dire che ovviamente per... quanto riguarda quindi GN Esports, un buon GG da parte loro, che si porta a casa un punticino importante, perché se non altro batti chi ti sta sotto a questo punto, per poter vedere un domani chi ti sarà sopra, per l'appunto. Detto ciò, come sempre, una piccola pausa per PG Esports, per tornare poi al Caster Desk. A tra poco.